Siamo pronti per parlare della pentatonica, finalmente. Come stai? Soltanto che questo posto è mio, io devo parlare della pentatonica. Vabbè, stai pure, dai. Sì, esatto, proprio come avete letto nel titolo, oggi parlo della pentatonica. Vado al dunque subito, non voglio fare come quei youtuber che nel titolo mettono una cosa e dopo devi skippare il video al 5 minuti avanti per sapere veramente qual è l'argomento. Parlo subito della scala pentatonica. La scala pentatonica, come dice la parola stessa, è una scala di 5 note. Non sono 5 note prese a cazzo, ma in realtà sono 5 note che derivano dalla scala maggiore. La scala maggiore, infatti, viene privata della quarta e della settima nota. Quindi, supponendo, per esempio, che siamo in Sol maggiore, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol, andiamo a togliere la quarta e la settima nota, che in questo caso sono Do e Fa diesis. Quindi rimaniamo con la prima nota, con la seconda nota, con la terza nota, con la quinta nota, con la sesta nota e con l'ottava nota della scala in realtà che era di Sol maggiore. Abbiamo quindi questa nuova scala che si chiama pentatonica, che ha questa sonorità, in questo caso pentatonica di Sol maggiore, ma è logico che se volessi fare quella di La maggiore basta che mi sposto avanti di un tono, queste cose qua ormai le sappiamo. Quindi pentatonica di Sol maggiore, Sol, La, Si, Re, Mi, Sol. Questa è la prima diteggiatura. Adesso andiamo a vedere tutte le cinque diteggiature, perché ovviamente essendoci cinque note avrò cinque possibilità, cinque diteggiature, cinque forme per suonarla. La prima ovviamente è questa qua, che ho già fatto vedere 50 volte, Sol, La, Si, Re, Mi, Sol, detta anche pentatonica maggiore, perché lei racchiude dentro di sé il Sol, il Si e il Re. Abbiamo quindi la triade di Sol maggiore. Sol, Si, Re. Se invece guardiamo la seconda diteggiatura, La, Si, Re, Mi, Sol, La, questa qua è molto più asettica. Ok? Questa forma però è molto interessante perché ha una forma molto interessante, cioè in realtà molto veloce e infatti anche molto utilizzata sia per l'improvvisazione che per costruire nuove linee di basso. La terza diteggiatura è Si, Re, Mi, Sol, La, Si. Ok? E attenzione, suona un po' minore questa qua perché abbiamo questo intervallo di terza minore tra il Si e il Re. Però poi non abbiamo la quinta giusta, che sarebbe il Fa diesis, non ce l'abbiamo, perché abbiamo detto che il Fa diesis non c'è, abbiamo in realtà il Sol, quindi suona un po' minore, però gli manca la quinta, ok? Quindi niente, non c'è nient'altro da dire, è tutto qua. La quarta diteggiatura parte dal Re, Re, Mi, Sol, La, Si, Re. Anche qua non c'è granché da dire se non di ricordarsi che è quella diteggiatura che poi a un certo punto allarga. La quinta ed ultima diteggiatura è anche questa molto importante. Mi, Sol, La, Si, Re, Mi. Ve la faccio vedere da qua. Mi, Sol, La, Si, Re, Mi. Come vedete, questa diteggiatura costruisce dentro di sé, ha dentro di sé la triade di Mi minore. Ok? Mi, Sol, Si. Quindi questo cosa vuol dire? Che ovviamente le note della scala di pentatonica di Sol maggiore saranno le stesse della scala pentatonica di Mi minore. È lo stesso concetto di relatività che c'è tra la tonalità di Sol maggiore e la tonalità di Mi minore. Le stesse note della scala di Sol maggiore sono le stesse note della scala di Mi minore. Quindi vi faccio rivedere brevemente le cinque forme. La prima la posso fare ovviamente, basta che faccio il copia e incolla della figura. La seconda, non trascuriamo mai le corde libere, perché esistono anche loro, poverine. La terza diteggiatura, la quarta diteggiatura. E la quinta diteggiatura, Mi, Sol, La, Si, anche ovviamente dal Mi grave. È molto importante anche estenderle su tutte le quattro corde. Ad esempio, la prima diteggiatura, se noi andiamo a vedere bene, Sol, La, Si, se io considero che questo Si è la terza diteggiatura,
che la sua figura è questa. Quindi io in una posizione ho in realtà su tutte e quattro le corde posso suonare questa pentatonica di Sol maggiore. Ok? Sulla seconda dal La posso suonare La, Si, Re, Mi, Sol, La, Si, Re. E dal Si posso suonare Si, Re, Mi, Sol, La, Si, Re, Mi. Dal Re posso suonare Re, Mi, Sol, La, Si, Re, Mi, Sol. Dal Mi, Mi, Sol, La, Si, Re, Mi, Sol, La. Ok, vale per tutti. Sono sempre le stesse cinque note che girano. Ma adesso la domanda sorge spontanea. Luna, anche tu. La domanda sorge spontanea. Ma noi, perché la impariamo la scala pentatonica? Per fare vedere ai nostri amici o ai nostri genitori che la sappiamo suonare? Guarda, senti, questa è la scala pentatonica. Sì, anche per quello. Però, più che altro, bisogna vedere che impiego andiamo a darle. Allora, ad esempio, anche come collegamento tra un accordo e l'altro, no? Quando facciamo la nostra linea di basso. Oppure, quante linee di basso sono state costruite, o di chitarra, però non voglio far felici i chitarristi così, quante linee sono state costruite con le semplici note della scala pentatonica? Oppure, ovviamente, anche per la questione delle improvvisazioni, come ho già fatto vedere in un precedente video, andatelo a rivedere, quello dove parlo della solo paraculo, appunto, perché usiamo solo cinque note. Ma vediamo un piccolo esempio, sulla solita basettina fatta così, un giro in tonalità di Mi minore, Sol maggiore, insomma, di come le utilizzo, sia per collegare gli accordi fra loro, sia per chiudere ogni volta il giro. Quindi fare un feel. Una premessa molto importante: non è che devo per forza usare tutte le cinque note, a volte basta anche che ne uso 3, 4, basta che faccio un fraseggio sulla pentatonica. Forse è meglio che metto la base e faccio un esempio. Giro della muerte all'Iron Maiden, Mi minore, Do, Re. Però è reggae questo. No, è disco. Ogni volta chiudevo il giro con delle note di pentatonica, se non tutta la pentatonica o comunque almeno 4 note ce le mettevo. Mi voglio rovinare, altra base, sempre un giro della muerte dei soliti, questo è il giro estivo, Sol maggiore, Re maggiore, Mi minore, Do maggiore, quindi il giro che fa felici i latini. In estate. Però questo è reggae veramente, non è disco, mi sa, credo. Accordi. Ho perso il giro, incredibile. Cosa ci faccio? Boh, l'imbarazzo della scena. Thank you.
Come vedete, sono sempre le stesse 5 note che girano. Quanti miracoli si possono fare? Io veramente, io non lo sapevo quando ero giovane, non lo sapevo. Lo imparate dopo queste cose. Imparate, la pentatonica è importantissima, è veramente, veramente importante. Allora, voglio chiudere questo 2022 con un consiglio per tutti i bassisti. Allora, quando siete nella band, mi raccomando, fate queste 4 semplici cose. Al chitarrista andate a abbassare il volume, al tastierista gli spezzate il polso del braccio sinistro, col batterista potete andare a bere una birra al bancone, con la cantante vedete voi.